Poi un altro limite a cui dobbiamo tener conto nel corso della gestione dell'ente è il limite di indebitamento. Questo sembra un po' una saga, nel corso degli ultimi anni ha avuto varie evoluzioni in su e in giù, siamo passati dal 5 al 25, al 12, all'8. Per l'anno 2014 il limite previsto dalla normativa è pari all'8%. Nella tabella si può ben constatare che il 2014 vede un pagamento di interessi passivi per 352.904 e il rapporto, la percentuale di interessi passivi sulle entrate correnti, che sono pari a 17.463.646,60, siamo a un 2,02, quindi molto, molto al di sotto del limite di legge. La considerazione non potrebbe dire ok, puoi fare mutui per fare opere pubbliche, però poi ci scontriamo che fare mutui per fare opere pubbliche non possono essere pagate perché c'è sempre la spada di Damocle, che vedremo dopo, che è il limite del patto di stabilità. Quindi bisogna sempre giostrare con queste due voci. Tenete presente che adesso il limite dell'8% l'avevamo già passato nel 2015, è già stato aumentato al 10%, però sono poi dei limiti di spesa che sono inutilizzabili, che potrebbe tra l'altro essere un volano anche le opere pubbliche per far ripartire l'economia, ma se non allentano il patto di stabilità, aumentare il limite di indebitamento non serve assolutamente a niente. Comunque nel 2012 siamo abbondantemente sotto il limite di legge. Passerei poi a quella che forse è un po' la parte più complicata della vicenda, cerchiamo un po' di semplificarla per quanto posso. Vi leggerò alcune righe di quello che è stato il commento che abbiamo indicato per quanto riguarda la gestione finanziaria dell'ente, per capire poi come si è evoluta la faccenda dal 2013 al 2014, quindi con l'adozione del nuovo sistema contabile. Le tabelle che vedete espongono la situazione contabile a consuntivo, partendo dal rispetto del pareggio generale tra le risorse, quindi le entrate, e i relativi impieghi, e separando la destinazione della spesa in quattro diverse tipologie: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti dei fondi e la realizzazione di servizi per conto di terzi. I modelli di bilancio e il rendiconto adottano la stessa suddivisione. Gli stanziamenti del bilancio, avendo carattere autorizzatorio ed identificando il limite per l'assunzione degli impieghi, sono stati dimensionati e poi aggiornati con variazioni di bilancio in modo da garantire l'imputazione delle obbligazioni attive e passive nei rispettivi esercizi. Le corrispondenti previsioni hanno tenuto conto che, per obbligo di legge, le obbligazioni giuridicamente perfezionate devono essere imputate nell'esercizio in cui l'obbligazione andrà poi a scadere, che è il principio della competenza finanziaria. Quindi non è una banalità, ma è stravolgere quello che era la concezione del vecchio bilancio pubblico. La situazione di iniziale equilibrio tra entrate e uscite è stata oggetto di un costante monitoraggio e a rendiconto la situazione di equilibrio che si riscontra negli stanziamenti finali non trova più corrispondenza con i corrispettivi movimenti contabili e quindi si creano quelle condizioni per formare o un avanzo o un disavanzo. In questo caso noi siamo in avanzo di 1.772.962,46. Per quanto riguarda la composizione e l'equilibrio del bilancio corrente, perché abbiamo varie sfaccettature di questo bilancio, vi ricordo che è stata rispettata la regola che impone il pareggio, in termini di previsione di competenza, delle spese previste in ciascun anno con altrettante risorse di entrata. Per attribuire gli importi ai rispettivi esercizi è stato seguito il criterio della competenza potenziata, il quale prescrive, e questo è importante, che le entrate e le uscite correnti siano imputate negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni attive o passive. Partendo da questa premessa, gli stanziamenti sono stati allocati negli anni in cui questa condizione si sarebbe verificata, rispettando quando le informazioni disponibili sulle uscite lo hanno consentito, perché logicamente molto andiamo a livello di stima perché non sono poi certe, la progressione temporale nell'esecuzione delle forniture, oppure in via generale i tempi di prevista maturazione dei debiti esigibili. I criteri di massima adottati per imputare le spese correnti di competenza sono stati i seguenti: le
Lo stanziamento con il relativo impegno è collocato nel medesimo esercizio solo se l'obbligazione passiva sorta con il perfezionamento del procedimento amministrativo è interamente esigibile nello stesso anno. Per le sole uscite finanziate da entrate a specifica destinazione, se la prestazione sarà eseguita in un arco di tempo superiore all'esercizio, quindi su più anni, è stato applicato il principio che richiede di stanziare tra le spese quella tecnica del fondo pluriennale vincolato, che è appunto una novità per l'anno per il bilancio con il nuovo sistema, e fino all'esercizio che precede il completamento della prestazione, un importo pari alla quota che diventerà esigibile solo in futuro. La parte di spesa che si prevede sarà realizzata in ciascun anno, facendo così nascere per lo stesso importo un'obbligazione esigibile, è stata attribuita al programma di parte corrente di quello stesso esercizio, motivo per cui andiamo a operare non sull'anno di competenza, ma sui 2-3 esercizi futuri. Per quanto riguarda il mantenimento dell'equilibrio di parte corrente di competenza, quindi, questo è stato raggiunto senza l'applicazione in entrata della quota di avanzo dell'anno precedente, anche se in qualche caso la norma lo prevede, a cui si aggiunge appunto lo stanziamento in entrata del corrispondente fondo pluriennale vincolato. Quindi anche qui vedete che anche qui quando si chiude poi il bilancio nasce o un avanzo o un disavanzo, e anche in questo caso per quanto riguarda l'equilibrio di parte corrente abbiamo un avanzo di 561.627. Quindi l'applicazione di questo nuovo principio contabile come comune non ha generato partite negative di disavanzo, cosa che invece sta, giusto per la cronaca, accadendo a tantissimi comuni, mentre presente che la norma inizialmente per andare a coprire queste situazioni prevedeva un recupero nell'arco di 5 anni. Siccome la cosa si sta creando notevoli differenze in buona parte d'Italia, la norma sta prevedendo di diluire questo rientro addirittura in 30 anni, quindi stiamo parlando di uno stravolgimento di quello che è stata proprio la finanza pubblica. Per quanto riguarda invece l'equilibrio del bilancio degli investimenti, anche qui si compone di entrate ed uscite destinate a finanziare spese in conto capitale. Anche qui è stata rispettata la regola di carattere generale che impone all'ente la copertura in termini di accertamento delle spese previste con altrettante risorse in entrata. Le spese di investimento sono state registrate negli anni in cui si preveda andranno a scadere le singole obbligazioni passive derivanti dal rispettivo contratto o convenzione. Le uscite in conto capitale di norma diventano impegnabili solo nell'esercizio in cui è esigibile la corrispondente spesa, quindi anche qui il principio della competenza potenziata. I criteri generali seguiti per imputare la spesa di investimento sono stati i seguenti. L'intero stanziamento è collocato nel medesimo esercizio, quindi nello stesso anno in cui è stato previsto, solo se è previsto che l'obbligazione passiva si chiuda nel medesimo anno dell'esercizio amministrativo, quindi nello stesso anno in cui è sorta. Se il cronoprogramma dell'opera che definisce lo stato di avanzamento dei lavori, faccio esempio la Tenenza che è una delle opere più grosse che quindi va a scavalco di più anni, quindi definisce l'avanzamento su più esercizi, prevede che l'opera sarà ultimata in più anni, è stata applicata la regola che prevede di stanziare tra le spese, anche qui con il fondo pluriennale vincolato, finché si prevede che l'opera andrà a conclusione, quindi verrà imputato a ogni bilancio l'importo che si prevede di andare a pagare in ogni singolo anno. La parte di spesa che sarà realizzata in ciascun esercizio fa nascere un'obbligazione esigibile, quindi viene imputata a ogni singolo anno del triennio. Per quanto riguarda invece il conseguimento dell'equilibrio di parte di investimenti, è stato raggiunto anche valutando, dove la norma lo consente, l'eventuale applicazione in entrata di una quota dell'avanzo, sempre qui pescando dall'utilizzo del fondo pluriennale vincolato. Anche qui vediamo che in fondo questa nuova norma vede che siamo come comune in equilibrio perché abbiamo un avanzo di 1.211.335,39.
Vi tedio con l'ultima gestione di competenza, poi arriviamo magari alla parte finale che è quella che più interessa a tutti. Anche qui abbiamo una gestione di competenza, movimento di cassa, anche qui non sto a dettagliarvi, vedete che comunque siamo risultati positivi su tutte e due le colonne. Come è nato il fondo pluriennale vincolato? Nasce dalla gestione dei residui, quindi la chiusura del rendiconto è stata preceduta dalla ricognizione dei residui attivi e passivi relativi agli esercizi pregressi. Forse si vedrà probabilmente molto poco, ma vedete che appunto nella prima riga ci sono i residui attivi e passivi che sono stati verificati e poi quelli che avevano ragione di essere mantenuti sono stati imputati poi nel fondo pluriennale vincolato in base all'anno in cui si prevede quella somma dovesse essere impegnata. Quindi, come avevamo accennato prima, per riuscire a fare questo è stata fatta quella operazione di riaccertamento ordinario e straordinario dei residui. Passerei all'ultimo prospettino, che è forse quello che appunto ci interessa, no, questo è il penultimo, tanto per farvi vedere. Da parte alta vedete quello che era il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2013 determinato col vecchio sistema. Quindi vedeva un avanzo di 1.685.717. Lo stesso risultato di amministrazione applicando i nuovi principi contabili vedete che porta a al 1 gennaio con il risarcimento a 1.913.268 con tutta questa parte vincolata. Passiamo alla slide successiva, da qui c'è la gestione contabile del fondo pluriennale vincolato, ma non vi vado a tediare con la composizione da come è nato, perché poi questa è la parte finale di una cinquantina di altre formule che vanno a determinare questa parte finale. Io passerei direttamente al risultato di amministrazione 2014, che si chiude con un avanzo di 2.848.757,42. Attenzione che non è un tesoretto, lo dico anche a uso stampa, come magari è uscito da qualche giornale. Avendo zerato tutto quello che erano i residui attivi e passivi, avendoli trasformati nel fondo pluriennale vincolato, il fondo pluriennale vincolato fa parte dell'avanzo di amministrazione, quindi non possiamo fare il pari di quello che era il precedente, quindi questo avanzo è determinato anche dalla presenza del fondo pluriennale vincolato. Di questi 2.848.757,42, nella parte sottostante vedete la parte che è vincolata. Ci sono 820.942,94 che fa parte del fondo svalutazione crediti al 31/12/2014. Anche qui è cambiata la determinazione del fondo. Noi in maniera prudenziale negli anni precedenti mettevamo in bilancio quelli che erano gli accertamenti effettivi, quindi di cassa, soprattutto dell'IMU, precedentemente dell'ICI. La norma adesso prevede che vada iscritta a valore nominale e eventualmente l'importo che non si va a o si pensa di non andare a recuperare va tutto buttato nel fondo svalutazione crediti, motivo per cui rispetto ai 400.000 euro che generalmente avevamo nell'anno precedente è balzato agli 820.000 euro, questo è stato stimato in base alle mancate riscossioni logicamente che sono state fatte, che non abbiamo visto principalmente sull'IMU. Abbiamo poi una parte vincolata da leggi per 23.464,10, 126.992,38 sono vincoli derivati dalla contrazione di mutui esistenti, 132.218 sono vincoli attribuiti dall'ente e 1.217.718,16 è la parte destinata alla copertura già degli investimenti già in essere. Quindi la parte disponibile e utilizzabile, non per la parte corrente, ma eventualmente solo per andare a estinguere anticipatamente i debiti pregressi, c'era qualcuno che già li aveva spesi, ma non è così, è pari a 527.421,84. Nella pagina successiva, vedete, abbiamo messo quello che è la possibilità di pagamenti che sono stati dati nel corso degli anni. Il 2014 siamo riusciti a fare pagamenti di 2.596.620.
Però vi ricordo che questo è una pagina successiva che magari vedete il patto stabilità, che con questo live vedete che è stato rispettato, perché avevamo un limite da raggiungere di 443.000 euro, abbiamo avuto un complessivo di 475.520, quindi con uno scontamento positivo di 32.000 euro e 520. Però quell'obiettivo da conseguire è, se non avessimo aderito alla sperimentazione, sarebbe stato aumentato di 762.000 euro. 762.000 euro che quindi abbiamo potuto utilizzare per fare pagamenti. Quindi aver aderito un anno prima ed essere stati sperimentatori ci ha permesso di eseguire maggiori pagamenti in conto capitale per 762.342 euro. Abbiamo una slide successiva, se non erro, sulla il nuovo contabilità introduce anche tutta una serie di verifiche sui parametri di deficit strutturale. Ecco, per inciso, questo nuovo bilancio è uguale, formulazione, è uguale per tutti gli enti, dello Stato, regioni, province, enti locali, USL. È molto più complicato perché va anche nel dettaglio di determinati conti e non è più, diciamo, gestibile in maniera singola da ogni singolo ente locale, ma la classificazione è quella determinata per legge e quindi dovrebbe in futuro andare a permettere un confronto razionale, e speriamo che si arrivi poi anche ai famosi costi standard, che dovrebbe poi andare a, speriamo prima o poi, a premiare enti come il nostro, che è virtuoso e sempre a posto con i conti, e non sempre poi andare ad aiutare chi si trova in situazioni di difficoltà. Vi dicevo appunto che sono stati introdotti una serie di parametri di deficit strutturali e questi parametri sono tutti a posto, come vedete nella tabella, sono tutti quanti stati rispettati. Come ultimo dovrebbe essere una slide con la parte finale dell'organo di revisione in cui si certifica la conformità dei dati ed esprimono parere favorevole all'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2014. Io mi fermerei qua intanto, se poi... La parola ai consiglieri. Palma, allora. Prego. Palma, io faccio solo perché devo dare un po' di respiro all'assessore, perché poi deve parlare ancora, quindi se no va a finire. No? Devo prima di tutto ringraziare l'assessore e il personale per lo sforzo fatto e anche ringraziare in questa seduta un po' balneare, per cui insomma siamo un po' tutti a guardare i telefonini più che a cercare di capire i numeri, anche le persone che sono presenti, due quasi d'obbligo, ma le altre che sono qua ad ascoltare dei numeri di un bilancio che praticamente è incomprensibile. Io avrei voluto nel bilancio precedente di previsione, ma anche in questo, poter analizzare e capire dove vanno i soldi dei nostri contribuenti, e perché non credo che si possa affrontare un dibattito sulle possibilità di spesa o sulle possibilità di investimento, sul tipo di servizi da rendere, se non abbiamo chiaro quali sono le disponibilità e come vengono gestite. Però vi devo dire la verità, pur passando, come mi è già successo, un weekend, tra l'altro col ponte, a leggere i numeri, pur avendo le opportune informazioni da parte della conferenza dei capigruppo di questo bilancio, non ho capito, lo confesso, praticamente nulla. Penso che, come me, altri possano dire, avevo avuto una crisi di identità, ho detto, Madonna, vuoi vedere che adesso sono diventato completamente cretino, non faccio il contabile, non faccio il commercialista, ma forse. Invece mi sono accorto che non sono nell'unica condizione, è l'età, l'Alzheimer. Però mi sono accorto che non sono l'unico in questa condizione, perché mi risulta che anche in consigli, altri consigli comunali, l'assessore ne ricordava credo due settimane, mercoledì, no, ho preso che anche Vicenza, non è che questo bilancio abbia avuto grandi discussioni, così come a Chiampo mi sono fatta una domanda di un chiarimento, ma insomma che poi non è arrivata, e quindi voglio dire, credo che siamo tutti in questa situazione. E dico questo perché chiaramente abbiamo capito che si tratta di un cambio di carattere epocale nella contabilità pubblica,
però è evidente che soprattutto alle minoranze a cui sarebbe dato un compito di verifica, di controllo, di aiuto per quanto mi riguarda, mi pare che soprattutto a noi sia un po' venga limitato questo potere. L'unica slide che mi sarebbe proprio piaciuto poi tentare di capire nella formulazione è quella torta dove si vedono le percentuali, il 5% per il turismo, perché in quella slide si dovrebbe poi discutere, per esempio, l'istruzione 9%, ma la sicurezza, noi che abbiamo a cuore la sicurezza, dovremmo capire come si compone quell'8% e come questo 8% può essere rafforzato se riteniamo che l'obiettivo sia la sicurezza dei nostri cittadini rispetto a... Però, ripeto, non riusciamo a entrare nel merito delle singole spese così come sono state concepite e gestite da parte della maggioranza. Dico questo perché poi, alla fine, dovendo esprimere un voto, quindi diventa già una dichiarazione di voto, io su questo bilancio andrò dall'astensione perché, ripeto, di solito non voto, al di là del fatto che non l'ho gestito, quindi non faccio parte di questa maggioranza, ma di solito voto favorevolmente solo alle cose che riesco a interpretare e in questo caso non c'è data la possibilità di interpretazione. Grazie. Grazie consigliere. Se Crocco, faccio un break per autorizzare l'agente di polizia municipale a sedersi perché va lunga e vista la tranquillità del pubblico, se vuole sederci l'autorizzo, non mi viene spesso in mente, ma insomma parerebbe nessuno la rimprovererà, glielo garantisco, se ogni tanto stacca e si siede, viste le temperature. Non c'è una gran folla da gestire, da controllare. No, prego, c'era l'assessore Crocco e il consigliere Rancà. No, volevo solo fare una precisazione sull'affermazione che sembra quasi che sia un bilancio occulto. È molto più dettagliato di prima, mi scusi consigliere. È che va letto in maniera diversa, perché se lei si prende il prospetto delle spese di bilancio per missione, vedrà che ci sono dei dettagli che i bilanci precedenti non davano. L'unica cosa che, visto che c'era l'ordine pubblico e la sicurezza missione 03, che lì viene poi spaccata, ogni servizio viene spaccato per importo del lavoro dipendente, tasse, acquisto beni e servizi, trasferimenti regionali, interessi e quant'altro. Quindi c'è una diversa modalità di vedere le voci e sono molto più dettagliate. Se uno entra nella missione, poi quel singolo servizio viene spacchettato nel suo, cosa che prima non veniva, cioè prima c'era il personale e la voce sicurezza era destinata, magari era derivante da altre voci. Adesso qua dice, ordine pubblico e sicurezza, dice quanto di quello lì è della spesa per quel servizio è per il personale, per i mezzi, per i trasferimenti, quindi è molto più dettagliato. Logico che bisogna andare a incrociare centinaia di dati quando prima lo vedevi con uno, però se uno vuole andare nel dettaglio a spacchettarlo può arrivare a dei dettagli che prima non riusciva a evidenziare. Logico che diventa difficile il confronto con le modalità in cui eravamo abitati a leggerlo prima, nel senso che è molto più di dettaglio e serve appunto perché, come dicevo prima, è un bilancio codificato per tutti gli enti uguali e quindi serve per riuscire ad andare a identificare di ogni voce il peso che uno dà. Per noi magari abbiamo 16 agenti di polizia locale, qualcun altro fa lo stesso servizio con 50, quindi c'è un peso diverso del personale di un ente rispetto all'altro, quindi questo servirà in futuro per riuscire ad arrivare a questi, spero, benedetti costi standard che dovrebbero andare a pesare correttamente a ogni ente per quello che va a spendere. Che è l'auspicio che tutti ci facciamo. Pagando il prezzo della difficile comprensibilità, l'auspicio è che questo cambio di sistema permetta il raffronto tra bilanci e l'omogeneizzazione di tutto, se posso fare un commento, in modo che dopo veramente ci si possa confrontare sulla stessa piattaforma e dire chi è virtuoso e chi non è virtuoso. Oggi, se ognuno ha un metro di misura diverso, ecco, se tutti abbiamo lo stesso metro probabilmente siamo in grado di misurarci, speriamo di arrivarci. Consigliere Rancà.
Io ritengo che leggere un bilancio sia un qualcosa di complicato, di difficile in se stesso, sia quello civile sia quello pubblico. Io ho fatto ragioneria, quindi sono ragioniere e dovrei saper leggere i bilanci con la massima facilità. Però ho comunque delle difficoltà, soprattutto quando ci sono delle modifiche di carattere normativo. Circa 15 anni fa è stato cambiato il bilancio civile, è stato introdotto quello con le macroclassi, anche 20 anni fa, e ho avuto delle difficoltà a fare questo passaggio. Durante le commissioni, la commissione bilancio, l'assessore ci ha spiegato, ha cercato di spiegarmi ma naturalmente non è stato sufficiente per poterci rendere edotti a riuscire a capire tutto riguardo questo bilancio. Quindi io capisco il collega, anche come collega avvocato Palma, che abbiamo avuto delle difficoltà. Vero è però che io credo che con l'andare un po' avanti, insomma con leggendole con un po' di pratica, riusciremo tutti, penso i consiglieri e soprattutto i cittadini, a riuscire a capirne qualcosa in più. Io vedo con molto favore l'introduzione di questo tipo di bilancio, perché dà la possibilità, appunto perché si chiama armonizzato perché tutti gli enti, quindi il comune, non so, la guardia di finanza, i carabinieri, l'esercito, utilizzeranno questo tipo di bilancio e per cui se ci si sforza a imparare a leggere questo tipo di bilancio, avremo la possibilità di capire, per esempio, quel tipo di spesa molto individuata proprio nel dettaglio, come è stata appunto spesa dal Comune di Montecchi piuttosto che da un altro ente. E secondo me a livello di trasparenza ci dà una grande possibilità a noi cittadini di poter tenere sotto controllo la cosa pubblica e di capire dove vengono spesi i soldi dei cittadini. Io mi sono chiesto quanto ha speso l'esercito per comprare i carri armati. So dove andare a vederlo e lo vedo immediatamente perché a me interessa quel dato. E quindi, secondo me, ripeto, è proprio uno strumento affinché il cittadino possa anche erudirsi, possa innalzarsi ad essere un cittadino informato e anche con questi strumenti poter riuscire a valutare che cosa hanno fatto gli amministratori durante il loro mandato e quindi di poter indirizzare con più coerenza e consapevolezza il proprio voto. Basta, volevo esprimere questo pensiero e ringraziare soprattutto tutti quanti gli impiegati, i dirigenti che hanno fatto un grande sforzo, l'assessore, e anche un ringraziamento agli altri dirigenti che hanno presentato appunto una relazione con indicato la loro tutta quale l'attività che è stata svolta, che dimostra una grande efficienza di questo comune. Io ho puntato semplicemente gli occhi su un paio di materie. Io ho guardato quello che riguarda l'informatica, ho guardato quello che riguarda lo stato civile, cioè la segreteria, e ho notato dei dati estremamente interessanti. Ho ancora tempo, Presidente? Sì. Per esempio, faccio degli esempi solo perché sono quelli che mi interessavano di più. Per esempio, ho visto che per quanto riguarda la raccolta dei giuramenti per le cittadinanze, il tempo mi sembra che sia indicato in 2 o 3 mesi per poterli ricevere, dato che invece in altri comuni a noi vicini è di almeno il doppio, e secondo me questo è un indice di efficienza. Oppure ho notato nella relazione del CED che sono stati fatti ci sono dei progetti che sono veramente estremamente interessanti. Mi riferisco per esempio allo sforzo che sta facendo questo ufficio per poter introdurre l'open source all'interno del comune. Sta tentando di introdurre, per il momento ha cercato di sostituire gli strumenti di videoscrittura e foglio di calcolo con gli strumenti open e questo è un primo passo estremamente interessante e secondo me indice di grande civiltà e modernità. E quindi ecco un ringraziamento a chi ha lavorato durante quest'anno
è un ringraziamento per gli sforzi che avete dovuto fare voi per potervi omologare a questa nuova struttura contabile. Grazie. Grazie consigliere. Samignago, prego consigliere Samignago. Sì, allora innanzitutto ringrazio l'assessore Crocco che ci ha un po' supportati a tutte le richieste che abbiamo fatto noi quando abbiamo avuto tutti questi documenti. Io è la prima volta che vedo un bilancio armonizzato, pur avendo visto qualche bilancio per lavoro, però francamente all'inizio ho avuto qualche difficoltà. Poi, cercando un attimino, effettivamente mi sono resa conto che sono proprio più dettagliati i concetti, tant'è che ho accantonato il bilancio, il conto di bilancio vecchio e mi sono concentrata su questa voce. Cosa dire? Il nostro comune è un comune virtuoso a tutti gli effetti e mi è piaciuto effettivamente anche la relazione che ci avete fatto allegata al rendiconto 2014, proprio perché con questo, con la varia documentazione, abbiamo potuto capire che effettivamente ci sono delle voci interessanti, come diceva il mio collega, e che c'è stata un'oculata attenzione proprio nel gestire e nel tenere a posto i conti. Quindi ringrazio tutti e buon lavoro per quest'anno. Grazie. Consigliere Mesi? Sì. Larigno Mesi? Io concordo con i colleghi che mi hanno preceduto sulla presentazione e la spiegazione del bilancio. Se non fossimo in una sede istituzionale, io batterei le mani all'assessore e alla dirigente, perché effettivamente presentare un bilancio in questo modo, non so, merita un 10 e lode. E quindi abbiamo aderito all'esperimentazione e questa cosa ci ha sicuramente premiato. Quello che apprendo purtroppo è che non abbiamo un tesoretto e solo un avanzo di amministrazione. Purtroppo è così, ma comunque dobbiamo accettare quello che è la realtà. E concordo, il nostro è sicuramente un comune virtuoso e andremo avanti sicuramente per questa strada. Grazie. Grazie consigliere. Altri interventi? Crocco, prego. Scusate che prima di passando, ci siamo accorti che su qualche relazione, fosse stata stampata a pagina 39 della relazione della Giunta, proprio la prima riga, l'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2013, su qualcuno c'è ancora scritto, era l'importo che è stato trascritto sbagliato, 1.168, non so se in base a quando sono state stampate, ma è da rettificare, l'importo è 1.685.717, ci sono tre cifre e mezzo che sono state invertite una con l'altra, quindi 1.685.717,06. Sbagliate anche questo, ma qualcosa. L'avevamo rettificato, ma dopo quando te stampa probabilmente. No, volevo solo far notare una cosa, che la possibilità di non avere nessun deficit in nessuna delle gestioni è perché comunque l'attenzione ai residui è da un po' di anni che c'è, ed è quello che ha causato, ed è stata anche l'utilità di questo tipo di bilancio, che ha fatto emergere chi ha fatto i furbi con i fondi, con i residui, perché noi abbiamo, se dobbiamo stimare, sovrastimiamo le uscite e sottostimiamo le entrate, c'è qualcuno che quei residui faceva l'inverso. E adesso, avendo dovuto azzerare completamente i residui e far emergere effettivamente le partite esistenti, si è trovato con dei buchi mostruosi. Quindi motivo per cui lo Stato concederà sempre una, quindi sarà sempre aiutare chi magari non ha operato nel migliore dei modi. Però l'attenzione, si è giunti a questo livello e abbiamo anche deciso di adottare in maniera sperimentale, quindi per primi, perché vi ricordo che tutti sono obbligati da quest'anno a entrare, fuorché una ragione che sia riservata
il suo Parlamento di spostarsi un altro anno più avanti? Perché chissà come mai, però almeno spererei che non dessimo contributi per chiudere i buchi a quella regione, perché eravamo già coscienti di avere anche operato nel tempo in maniera oculata, insomma, quindi ringrazio tutti gli uffici, la dirigente in primis e tutti i collaboratori, perché è stata un lavoro immane, sono stati migliaia di conti che sono stati poi suddivisi negli anni, è stato un macello, quindi mi auguro che il grosso del lavoro adesso serva negli anni futuri, perché visto la complicazione qualcuno sta vociferando che vuol tornare al sistema vecchio, quindi spero di non aver fatto tutto questo lavoro per magari l'anno prossimo, due anni, tornare indietro perché qualcuno non riesce a applicarlo. Grazie. Altri interventi? Altre considerazioni? Maurizio Maggiore. Allora, beh, io non, sinceramente non mi tuffo su questo bilancio perché, innanzitutto ringrazio l'assessore Crocco e dottoressa Perin che in maggioranza e nelle varie commissioni bilancio hanno tentato, diciamo, di spiegarci in maniera dettagliata e scrupolosa questo bilancio. Naturalmente concordo con Palma sul fatto che capire un po' tutti questi passaggi forse avremmo dovuto seguirlo fin dalla costruzione iniziale, quindi sarebbe stato praticamente impossibile, anzi non penso sia stato percorribile, e noi invidiamo la dottoressa Perin e l'assessore Crocco i sabati e domenica che sono fatti qua in ufficio per mettere a punto appunto questo bilancio che sicuramente noi approveremo. Ecco, quindi le domande e le perplessità che avevamo le abbiamo già espresse in maggioranza e quindi sicuramente ci sono state spiegate. Forse giustamente il collega Palma sulla spesa corrente per missione, magari su quella famosa torta che vediamo sulla slide adesso, magari individualmente qualcuno di noi magari delle perplessità, magari anche opinioni diverse per la ripartizione appunto delle spese, magari magari osservazioni anziché magari sull'istruzione, anziché sulla sicurezza, magari osservazioni se ne possono fare. Ecco, però logicamente prendiamo atto di quello che è stato fatto e quindi direi che è abbastanza un buon lavoro, anzi ottimo. E l'altra cosa, e qua esco di tema, appunto sempre con Palma che diceva che siamo una serata balneare, siamo una serata diciamo che reduce da weekend molto focoso e importante soprattutto per noi perché abbiamo portato a casa un grandissimo governatore, un risultato strepitoso, e qua lo voglio dire perché noi siamo stati parte attiva per portare a casa questo risultato, quindi ne siamo più che orgogliosi perché abbiamo la riconferma di un grande, un grandissimo governatore che ci guiderà per altri 5 anni. Colgo l'occasione anche per estendere le congratulazioni per il grandissimo risultato che ha portato a casa l'assessore Trapula e spero, voglio dire, che nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, magari all'orizzonte si prospetti anche qualcosa di più, ecco, quindi è il grande risultato anche per l'assessore. Grazie. Grazie consigliere. Altri interventi? Sì, ultima precisazione dell'assessore Crocco. Invito i consiglieri che hanno in mano il conto del bilancio armonizzato 2014, se fosse la parte magari più facile da leggere, che però entra nel dettaglio, se voi prendete le pagine dal 55 in poi, ci sono le varie missioni e lo spaccato che vi dicevo, quindi lì potete toccare con mano l'approfondimento che è stato fatto, che viene fatto con questo bilancio nuovo su ogni singola missione, cioè nel senso che vedete che è composto per ogni missione redditi da lavoro dipendenti, imposte, tasse, acquisto di beni, servizi, trasferimenti e quant'altro, quindi lì avete proprio il dettaglio,
ma è messo anche abbastanza in maniera semplice, quindi se uno vuole andare a approfondire ha tutte le missioni e quindi si può andare nel dettaglio, quindi anche nelle pagine che seguo. Quindi vi invito eventualmente a approfondire da quelle pagine in poi, che magari sono le più immediate come comprensione. Grazie. Bene, ci sono dichiarazioni di voto? In parte vi siete espressi. Allora, se non ci sono altri interventi né dichiarazioni di voto, pongo in approvazione il punto 5 dell'ordine del giorno. Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2014. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari. Astenuti i consiglieri Palma, Vomitali e Perenzoni. Ha contato anche Pellizzaro, che è arrivato. Sì, perfetto. Passiamo al punto successivo, che è il punto 6. Vendita delle quote della società interamente partecipata Pasubio Group S.P.A., approvazione di convenzione di funzioni ex articolo 30 del decreto legislativo 267 del 2000. E naturalmente sempre l'assessore Crocco. Grazie Carmen. Ai sensi dell'articolo 46 bis del decreto legge 159 del 2007 e dell'articolo 37 del decreto legge 83 del 2012, convertito in legge numero 134 del 2012, vi è l'obbligo di procedere alle gare per la concessione del servizio di distribuzione del gas naturale per ambiti territoriali minimi. I comuni di Schio e Valdagno sono stati designati capofila dell'ambito territoriale ottimale Vicenza 3, Valle Astico, Leogra e Timonchio e Vicenza 4, Valle dell'Agno e del Chiampo, e sono chiamati quindi ad avviare la gara ad evidenza pubblica in conformità alle previsioni degli ambiti determinati dei decreti sopra citati. In base a questo è ipotizzabile, come è emerso da un'esplorazione di mercato condotta dall'amministratore della società Pasubio Group su specifico mandato dell'assemblea di soci proprietari, che le gare d'ambito andranno a penalizzare i gestori sprovvisti di una dimensione sufficiente per ottenere grosse economie di scala e la Pasubio Group, non possedendo autonomamente requisiti tecnico-professionali ed economici finanziari, dovrebbe comunque, in ogni caso, per cercare di partecipare a una gara, individuare un partner con il quale partecipare alla gara e gestire il servizio. Per queste ragioni l'Assemblea si è espressa per la vendita delle quote azionarie del gruppo prima dello svolgimento delle gare d'ambito. Questo perché c'è un maggiore interesse sicuramente che si riesce a vincere dei competitors, in quanto hanno tutto il vantaggio di entrare nelle zone dove possono partecipare alla gara prima della gara d'ambito, in modo che possono conoscere il territorio e valutare in maniera più compiuta come può essere la loro offerta. Tra l'altro questa vendita si armonizza con quanto espresso dall'articolo 1,611 della legge di stabilità 2015, che detta tutta una serie di norme finalizzate alla razionalizzazione delle società partecipate locali. E qui, a seguito di questo provvedimento, il Comune di Montecchio Maggiore ha adottato già un atto di consiglio numero 17 del 14/2015, che è esecutivo, nel quale appunto si prevedeva già la dismissione delle quote della Pasubio Group. La determinazione della base d'asta verrà effettuata a mezzo di apposita stima, che verrà approvata sulla base delle valutazioni acquisite dal coordinamento dei sindaci. In ogni caso, tale valore non potrà essere inferiore a quello del patrimonio netto della società. Per riuscire a fare questa vendita, i soci hanno convenuto di conferire al Comune di Schio, in qualità di azionista di maggioranza, e sia perché anche ha già svolto in passato il capogruppo per le gare del gas e dovrà comunque fare la capofila per le future gare, l'incarico di curare le conseguenti procedure ad evidenza pubblica. Il primo atto per addivenire a questa vendita, e quindi anche la stima della società, è appunto questa convenzione tra comuni per dare l'incarico al Comune di Schio. Quindi con questa convenzione si propone appunto prima di tutto la vendita della quota azionaria del Comune di Montecchio Maggiore, che è pari al 5,14% della Pasubio Group, di identificare il Comune di Schio quale comune capofila
e approvare appunto la convenzione di scopo per arrivare a questo atto. Non fa parte di questa delibera, però visto che ne avevamo accennato l'altra volta, che c'era, se ricordate, avevamo posticipato i pagamenti dei canoni per dare un po' di respiro alla società, il primo è stato pagato e il secondo è stato pagato ieri, oggi in anticipo rispetto al termine del 31 luglio, giusto per conoscenza della, dell'Assemblea. Grazie. Scusate, mi dimenticavo, gli atti prevedono che comunque i canoni di concessione rimangono quelli previsti, quindi nel uno dei oggetti base d'asta sarà il mantenimento dei canoni così come attualmente previsti fino alla scadenza prevista dell'attuale convenzione fatta dai comuni con la Pasubio della precedente gara del gas. Grazie. Bene. Spazio di interventi. Sempre per Balneare. Il numero legale c'è, è che probabilmente ci sono anche aspetti legati al tabagismo che influiscono in alcuni, non in tutti probabilmente, ma in alcuni sì. Palma, poi mi pare capire anche Bomitali, se qualcuno della maggioranza vuole intervenire poi mi fa cenno, grazie. Almeno per le volte che io sono stato in consiglio, che mi pare che il 14 del 4 corrisponda alla nostra uscita dal consiglio comunale, sono tre i consigli che si occupano della Pasubio. Io ho sempre espresso forti dubbi e devo dire che questi dubbi erano del resto conseguenti ai dubbi iniziali di tanto tempo fa, che non riguardano neppure questa amministrazione, cioè l'entrata del nostro comune nella società Pasubio. Già a luglio dell'anno scorso ci siamo occupati proprio in virtù di quella richiesta di spostamento di pagamenti, era una delle domande che volevo fare, capisco che è stata anticipata come risposta da parte dell'assessore perché apprendiamo che hanno pagato il canone. D'altro lato invece ci siamo confrontati in maniera un po' più esplicita e un po' più diretta il 2 di febbraio, sempre sulla posizione di queste benedette quote e di quel vincolo che l'Unicredit Banca richiedeva per poter erogare un finanziamento. Ora, a me pare che in questa ultima delibera si tenti di porre fine a una vicenda che probabilmente non è nata con nel migliore dei modi. Evidentemente chi amministra fa delle scelte, ma in questo caso credo che la scelta non fosse proprio ottimale. E comunque si finisca per dire che la Pasubio è stata amministrata in maniera probabilmente un po' superficiale, che forse certe scelte potevano essere fatte prima di questa delibera, al di fuori di questo ambito, quando ancora la Pasubio aveva forse un valore. La continuità per cui di interesse che noi abbiamo avuto sulla Pasubio dimostra quello che io sto dicendo, e cioè che in pratica questa società che ha avuto necessità 2 mesi fa di finanziarsi con un prestito di 3 milioni di euro non è in grado di far quadrare il bilancio. Allora io mi sarei aspettato, Presidente della Commissione Regolamento, che la convenzione che noi stasera siamo chiamati ad approvare fosse portata anche a livello della Commissione Regolamento per alcuni chiarimenti di questa vicenda, perché oggi noi parliamo che dobbiamo dare un incarico al Comune di Schio, Comune che da capofila è forse il maggiore responsabile della mancata sorveglianza, visto che era il socio di maggioranza, e poi dobbiamo dare a questo comune la possibilità di aprire un'asta che comunque preveda una soglia minima di cui non sappiamo l'importo. Sappiamo il principio perché è dato dal patrimonio netto, ma non sappiamo a oggi qual è il patrimonio netto di Pasubio Group. E quindi dovremmo aver avuto il tempo necessario per chiarire anche questo aspetto.
perché se tanto mi dà tanto, visto che gli impianti sono dei comuni, visto che ci sono gli affitti, visto che ci sono gli appalti, non so come definirli, evidentemente quello che possiamo ricevere da questa società è molto poco. E d'altro lato io vedo neppure proprio così garantita la possibilità di dire che i nostri canoni verranno rispettati. Noi stessi abbiamo fatto un abbattimento, non è detto che chi entra non imponga ulteriori abbattimenti pur di entrare, e questo dipenderà molto dalle condizioni di bilancio della Pasubio Group, perché evidentemente chi entra deve fare un'operazione che non è di beneficenza, entrerà per fare un'operazione di carattere economico, quindi prevedendo degli utili. E in base alla gravità della situazione debitoria del Pasubio, evidentemente, anche se andremo all'asta, le valutazioni di chi parteciperà all'asta risentiranno dei debiti. Quindi io vorrei essere coerente con quanto ho già espresso, cioè i miei dubbi, e anche per quanto riguarda i voti che hanno accompagnato questi dubbi. Io credo che non sono contrario al fatto che il Comune oggi si spogli di Pasubio, della Pasubio, perché evidentemente la partecipazione in Pasubio non era favorevole neppure all'entrata. Pensavo che le vie per Montecchio potessero essere altre. E quindi da un lato io ribadisco che sono convinto che per il Comune non è un asset strategico e che quindi evidentemente ci liberiamo di un problema. Però dall'altro lato vedo in questa operazione tutti i rischi di un'operazione che ci espone alla partecipazione in un momento di debolezza del Pasubio e quindi praticamente alla impossibilità probabilmente di mantenere quelle che sono le entrate che noi avevamo preventivate nelle convenzioni che erano state stipulate e che abbiamo anche difeso in qualche modo, pur con qualche riduzione, a luglio dell'anno scorso. Quindi io anche in questo caso, così poi non tolgo se non sono, se non devo replicare a qualcuno, non riprendo la parola, preannuncio che darò un voto contrario, ma non per la cioè per la cessione delle quote in modo tale, ma per la gestione complessiva di questa vicenda e per le modalità con cui questa vicenda si conclude. Bonitari, prego. Sì, grazie. Diciamo che molte cose le ha già dette il collega Palma, no? Siamo evidentemente arrivati al capolinea, diciamo, alla fine di questa situazione. Abbiamo ridotto prima, siamo partiti con la riduzione del canone, ecco, volevo chiedere anch'io, ma l'assessore ci ha appunto anticipato che sono arrivate le quote. E chi subentrerà si impegna, da quanto ho capito, a mantenere, diciamo, quello che il canone attuale che esiste attualmente, e quindi andiamo a vendere queste quote. E perplessità sicuramente ce ne sono. Da prima riteniamo che tutta questa situazione che è creata, perché negli ultimi anni, negli ultimi tempi, forse appunto la gestione della società Pasubio Gas forse non è stata del tutto accorta. Si poteva sicuramente fare meglio. Poi, giustamente, come diceva il collega Palma, diamo il capofila al comune di carichiamo il comune di Schio, e in sostanza che forse sì, ecco, appunto, e magari anche tra primi responsabili, diciamo, in un certo senso di questa situazione. E poi la base d'asta che ancora non sappiamo quale sarà il valore. Questo sarebbe bene averlo perlomeno saputo. E comunque in linea con quanto abbiamo votato finora tutte queste delibere che hanno riguardato questa problematica, anche questa volta daremo voto contrario. Altri colleghi che intendono intervenire? Prego, assessore, vedo che non ci sono richieste. Devo un attimo precisare alcune indicazioni. Allora, il problema
se vi ricordate, della Pasubio era il problema di mancanza di liquidità. La Pasubio, a scadenza del contratto, se non dovesse più avere comunque la gestione, deve essere pagata milioni di euro per le reti che deve restituire. Il subentrante si deve alla Pasubio un'ingente somma e quindi poi di conseguenza ai soci. Quindi il problema attuale, motivo per cui ci siamo ridotti i canoni, era la mancanza di liquidità attuale, che nel tempo era sempre stata gestita in maniera con dei finanziamenti annuali che oggi, che si chiamano bullet, quindi senza pagamento di interessi, che venivano nel tempo rinnovati. Vuoi per la condizione di mercato, non sono più forme che le banche accolgono così facilmente, e quindi motivo per cui ci siamo ridotti i canoni per dare una solidità alla società perché potesse proseguire. La norma ha poi fatto nascere recentemente queste gare d'ambito, perché è una cosa recente, e quindi questo ha mutato ulteriormente lo scenario. Come assemblea di sindaci abbiamo fatto un ragionamento di dire: cosa facciamo? Lasciamo lì la società e poi aspettiamo la scadenza 2022 dei contratti, cede, chi subentra paga e la mettiamo in liquidazione nel 2022? O, visto che c'è la possibilità di portare a casa un sovrappiù oggi, perché ci sono state già richieste di offerta che hanno determinato questa nostra scelta, quindi c'è interessamento da parte di grosse società che hanno interesse a entrare prima delle gare d'ambito nei territori. Questo perché? Perché vanno a conoscere i territori, andranno a stimare prima delle gare com'è la situazione. Quindi non andiamo a far questo perché la società non sta più in piedi, ma perché oggi è stata sistemata con quella riduzione, il livello di liquidità è a posto. Infatti il canone che dovevo pagare a luglio, il 31 luglio, ce l'hanno pagato ieri, e quindi abbiamo sistemato il primo tampone. Si è aperta questa opportunità e i sindaci, visto anche la situazione normativa che impone di liberarsi delle partecipazioni che non sono strategiche, abbiamo ritenuto che oggi possa essere il momento opportuno per valorizzare di più la nostra partecipazione in questa società. Potremmo benissimo decidere lasciarla là, che vada fino a compimento. Infatti, a pagina 2, la determinazione della base d'asta verrà effettuata a prezzo di apposita stima, che verrà approvata sulla base delle azioni acquisite dal coordinamento dei sindaci. Se poi questa base d'asta la riterremo non congrua, la cosa può anche non andare avanti. Quindi logicamente, per capire se andare avanti e proseguire quella gara, bisogna prima capire, fare una stima esatta. Nella delibera si decide anche di inserire nel bando di gara clausole atte a salvaguardare, sino alla naturale scadenza delle concessioni del servizio, i canoni degli importi contrattualmente stabiliti. Se è stata messa è perché anche questo, dai primi incontri che sono stati fatti, c'è la possibilità di mantenerli, nel senso che c'è la volontà e la possibilità anche da parte di altri. E anche il discorso dell'assenso dell'Unicredit, se come ipotizzabile che sia, perché venga a offrire, deve essere una società con ampi margini e che vengono chiesti, quindi c'è anche la disponibilità anche lì, quindi è già stato verificato il tutto. Quindi volevo solo soffermarmi sul fatto che non la mettiamo in vendita oggi perché quello che è stato fatto non è servito a niente, e la mettiamo in vendita perché quello che abbiamo fatto è servito e oggi ci permette di mettere in vendita una società che non è disastrata. Grazie. L'ha mantenuta appetibile, se posso aggiungere un commento. Beh, la collega Perenzoni, sì. Buonasera a tutti. Mi scuso, ma io non mi sento tanto bene, infatti stasera proprio non riesco neanche a parlare. Volevo, se possibile, su questa delibera della Pasubio, il nostro voto è astenuti perché ormai la situazione è questa e penso non si possa neanche più tornare indietro, forse troppo tardi. E poi, siccome non ce la faccio più proprio a stare qua, ma non perché mi state antipatici, ma perché sto male, volevo andare via e dirvi cosa avrei votato dopo, se poi potete segnarlo. Sì, sinteticamente, come se fossero due dichiarazioni di voto per correttezza di fronte al pubblico. No, diceva che su questa delibera si asterrà, no? Questo sì, è finito, sì. Eh,
E per la protezione civile siamo favorevolissimi, perché è una buona cosa, un'ottima cosa. E per quanto riguarda quello dell'ATER, l'ultima, astenuto anche su quello, grazie. Grazie, ringrazio il consigliere che mi aveva già preannunciato all'inizio delle sue difficoltà, che poi anche sono quelle del collega Scalabrini, che anche lui mi ha detto che ha avuto un problema. E la ringrazio perché ha tenuto duro fino adesso, pensavo che cedesse prima viste le condizioni di partenza, invece le do atto di aver avuto un bel tasso di resistenza fisica. Ecco. Mentre, giusto perché stiamo mettendo in piazza le giustificazioni, il collega Cortivo aveva un impegno di famiglia, la recita della figlia, quindi mi aveva avvertito anche lui. Sì. Quindi, questo per correttezza, non pensiate insomma che ci siano posizionamenti di protesta o di altre cose. Bene, ci sono colleghi consiglieri che intendono intervenire? Bene. Allora, non vedendo altre richieste, chiedo dichiarazioni di voto, anche se in parte sono già state fatte. C'è qualcuno che deve fare altre dichiarazioni di voto? Bene, allora, pongo in votazione il punto 6, vendita delle quote della società interamente partecipata Presubio Gruppo S.p.A., approvazione di convenzione di funzioni ex articolo 30 del decreto legislativo 267 del 2000. Chi è favorevole alzi la mano, contrari, sono contrari Palma e Vomitali, astenuto il consigliere Perenzoni. Immediata eseguibilità in questo caso? Immediata eseguibilità del provvedimento, chi è favorevole alzi la mano, contrari e astenuti come prima. Grazie. Punto successivo, penultimo punto del Consiglio, approvazione convenzione per la gestione in forma associata dei servizi di protezione civile nell'ambito del distretto Vicenza 9. La parola sempre all'assessore competente, che è ancora a Crocco. La dottoressa Perini rimane stoicamente, perché probabilmente ha a che fare con... Lo sfrutto in cabina di regia. Perché ha a che fare con il successivo. C'è anche il nostro responsabile della protezione civile del mondo, se ci fossero chiarimenti. Ringrazio anche Massimo anche Chiarello, che è presente. C'è anche Chiarello, appunto, se ci fossero chiarimenti possiamo chiamarlo qua, presumo che... Bene. Prego. Grazie. Allora, premesso che il Comune di Montecamaggiore ritiene importante attivare forme di collaborazione con le altre amministrazioni per migliorare i servizi dati ai cittadini. E l'attività di protezione civile rappresenta uno degli ambiti in cui la collaborazione tra i vari soggetti chiamati a operare non è solo auspicabile, ma indispensabile. Alcuni richiami legislativi: l'articolo 6 della legge 24 febbraio 92, numero 225, ha istituito il Servizio Nazionale di Protezione Civile, in base al quale i comuni provvedono all'attuazione delle attività di protezione civile e come tali sono componenti del Servizio Nazionale della Protezione Civile, oltre che componenti operative del Sistema Regionale di Protezione Civile. L'articolo 15 della legge 225, sempre del 92, dice che ai comuni sono attribuite le attività tecniche e amministrative da attuarsi e verificarsi dell'emergenza relative allo svolgimento dei servizi di protezione civile, riconducendo in tale accezione le attività concernenti la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, la salvaguardia del sistema produttivo locale, il ripristino della viabilità dei trasporti, la riattivazione delle telecomunicazioni, la messa in sicurezza, la verifica e il ripristino delle reti erogatrici di servizi essenziali e il censimento e la salvaguardia dei beni culturali delle zone a rischio. Il decreto legislativo 112 del 98 ha accentuato il decentramento di funzioni dello Stato alle regioni e agli enti locali, affidando in particolare ai comuni l'attuazione in ambito comunale delle attività di previsione e quindi interventi di prevenzione dei rischi stabiliti dai programmi e piani regionali, nonché l'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione dell'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale. Tale decreto inoltre ha conferito al Comune le attività relative alla predisposizione di piani comunali e o intercomunali di emergenza. In questo decreto legislativo inoltre determinato l'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e o intercomunale sulla base di indirizzi nazionali e regionali. La legge regionale 11 del 2001, all'articolo 9,
stabilisce che i comuni provvedono ad istituire nell'ambito della propria organizzazione tecnico-amministrativa, anche previo accordo con i comuni limitrofi soggetti ad analoghi scenari di rischio, una specifica struttura di protezione civile che coordini in ambito comunale le risorse strumentali e umane disponibili. Gli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita in caso di eventi calamitosi in ambito comunale, a incentivare e sostenere la costituzione di gruppi comunali di volontariato di protezione civile al fine di migliorare lo standard qualitativo degli interventi in caso di emergenza locale, nonché di concorrere efficacemente alle emergenze di entità superiore. L'articolo 19,1 del decreto legge 95 del 2012 ha individuato, tra l'altro, tra le funzioni fondamentali dei comuni le attività in ambito comunale di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi. L'articolo 14 del decreto legge 78 del 2010 ha introdotto un altro obbligo, cioè l'obbligatorietà per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti oppure 3.000 abitanti se appartengono a comunità montane, quindi l'obbligo dell'esercizio in forma associata mediante unione di comuni o convenzioni delle funzioni fondamentali di comuni, tra le quali rientra appunto quella, una di quelle può essere la pianificazione e la protezione civile. Questo obbligo riguarda una buona parte dei comuni che partecipano al distretto Vicenza 9, dal quale facciamo parte, nello specifico Elonte, Gambellara, Grancona, Montorso Vicentino, San Giovanni di Bere, Cesarmeghe e Svencedo, sono obbligati per legge a convenzionarsi per determinate funzioni fondamentali. Vi ricordo che l'articolo 4 della legge regionale 111 del 2001 ha suddiviso il territorio regionale in distretti di protezione civile e antincendio boschivo. Tra questi distretti è stato individuato il distretto di Vicenza 9, che viene composto dai comuni appunto di Alonte, Brendola, Gambellara, Grancona, Lanigo, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Montorso Vicentino, San Germano dei Berici, Sarego, Zermeghedo e Zovencedo. Il decreto prefettizio numero 2006 del 2006 numero 680 del 16 novembre 2006 ha inoltre indicato il centro operativo comunale COM a livello provinciale nel distretto numero 9 a Montecchio Maggiore in via del Vigo, dove ha sede la nostra comitato volontari di protezione civile, che è qui appunto rappresentato da Massimo Chiarello. L'articolo 30 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, numero 267, stabilisce che i comuni possono stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati. La gestione associata della funzione di protezione civile consente di assicurare, cosa che abbiamo intenzione appunto di fare, una tutela più ampia dell'incolumità della persona umana, dell'integrità degli insediamenti e dei beni ed eventuali danni connessi a calamità, eventi naturali o attività dell'uomo, attraverso il concorso integrato e comune di risorse, competenze e discipline sinergicamente operanti. Il lavorare insieme con un'unica convenzione permetterà anche di elaborare un eventuale piano unico di protezione civile per l'ambito intercomunale, favorendo così la rappresentazione di un quadro di rischi più articolato e completo, e permetterà di condividere le risorse disponibili nei vari territori comunali, integrando laddove necessario le azioni dei singoli enti in rapporto agli scenari di rischio ipotizzabili. Per questo motivo abbiamo cominciato a lavorare dall'anno scorso, da settembre, per mettere d'accordo tutti questi comuni per lavorare in accordo e condividere modalità operative e riuscire a divenire alla sottoscrizione di un accordo. Con questa delibera appunto si va a disciplinare e a convenzionare la gestione associata del servizio di protezione civile. Io con le slide passerei velocemente a scorrere quella che è la convenzione con le cose più significative. Articolo 1, oggetto del servizio associato è appunto tutte quelle che sono le attività e i servizi rientranti alla protezione civile, e quindi la gestione associata e la gestione del servizio di competenza comunale. Articolo 2. La finalità di questa convenzione è assicurare l'ottimale coordinamento della finanza pubblica, perché logicamente l'obiettivo di lavorare insieme è di evitare di spendere risorse in più, magari per doppioni di materiali, di mezzi e quant'altro, e quindi coordinare insieme
in modo da arrivare a ottimizzare anche gli acquisti che vengono fatti per quanto riguarda la protezione civile, quindi il contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle attività amministrative e dei servizi pubblici, nonché il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza. Altro oggetto principale del lavorare insieme, che sarà la prima parte del lavoro, sarà di adottare un linguaggio comune, perché attualmente la gestione della protezione civile è molto fatta, tra virgolette, in casa, e quindi l'importante è, tra quantomeno vari soggetti, parlare una lingua comune che permetta di, nella fase dell'emergenza soprattutto, di andare a gestire in maniera organica e ordinata e tutti con lo stesso linguaggio le varie fasi dell'emergenza. L'articolo 3 va a definire quelle che sono le attività da gestire in forma associata, che quindi riguardano il coordinamento delle azioni di diversi uffici comunali. Ecco, entro nel dettaglio. Questa a livello regionale è probabilmente la prima convenzione che viene stipulata sotto questa forma, che va a regolamentare i rapporti tra gli enti pubblici, perché quelle che sono presenti nella maggior parte nel territorio anche veneto sono accordi tra gruppi di volontari di protezione civile. Questa è una cosa diversa, siamo a livello di accordi tra enti superiori, quindi gli enti locali, che poi a loro volta hanno gli accordi con i gruppi volontari di protezione civile. Quindi anche questa convenzione è passata al vaglio e approvata dalla gestione, dalla Regione Veneto del Servizio di Protezione Civile, che la sta tenendo monitorata, quindi attende le nostre approvazioni, perché probabilmente farà anche da apristrada per future convenzioni per gli altri distretti di protezione civile. Quindi siamo un po' anche apripista da questo punto di vista sulla questa convenzione tra enti locali. Quindi le attività da gestire in forma associata sono il coordinamento delle azioni di diversi uffici comunali, il coordinamento dei gruppi di volontari, il supporto ai sindaci per il coordinamento delle attività di soccorso e la redazione, passo successivo, di un piano intercomunale di protezione civile con funzione di coordinamento dei vari piani comunali, che devono comunque essere continuamente fatti lo stesso. Seguire Carmen. Quelle che rimangono invece ai campi in capo ai singoli comuni, che quindi la legge dice che deve comunque essere fatta da ogni singolo comune, è l'individuazione dei rischi e delle azioni da svolgere nell'ambito del singolo piano di protezione civile, l'approvazione, la verifica e l'aggiornamento periodico del proprio piano di protezione civile relativo al territorio di competenza, tutto quanto connesso all'attività dei gruppi comunali di protezione civile, e l'individuazione delle esigenze del territorio comunale e dei gruppi per anche provvedere alla richiesta di contributi e coordinamento delle attività del settore. Rimane, questo è importantissimo perché è previsto dalla legge e non può essere demandato, rimane di esclusiva competenza del sindaco, quale autorità comunale di protezione civile, la direzione dei servizi di emergenza e il coordinamento dei servizi di assistenza e soccorso alle popolazioni colpite in caso di emergenza, che interessano il territorio comunale, così come disposto dall'articolo 15 della legge 225 del 92. Quindi queste sono cose che non possono essere demandate a un comitato volontario o a terzi, quindi rimane comunque un'attività in capo a ogni singolo comune di ogni comune partecipante al distretto. Il comune capofila, visto che siamo comunque già dal decreto prefettizio individuato come comune dove è presente il COM, si è individuato il comune di Montecomaggiore anche comune capofila di questa convenzione. Quali sono i compiti del comune capofila? Curare gli aspetti amministrativi inerenti alle attività previste dalla convenzione, fornire assistenza durante la seduta degli organi, presentare richieste di contributo ove si è previsto per l'acquisto di mezzi e materiali a nome del distretto. Resta inteso che comunque qualsiasi comune, se vuole procedere dove la legge lo consenta, ha richieste proprie e può continuare a farlo, quindi non andiamo a togliere autorità ai singoli comuni. Gestire i fondi e amministrare i beni del distretto, e in questo caso il comune, quindi Montecchiomaggiore, si avvarrà delle proprie strutture, dei propri uffici, tenendo in considerazione che probabilmente siamo l'unico comune che ha proprio un ufficio vero e proprio con un addetto per la protezione civile. Successivo.
La gestione della forma associata viene attuata tramite la conferenza dei sindaci dei comuni convenzionati che possono partecipare direttamente o tramite loro delegati permanenti. Quella parola permanenti ha un suo significato, nel senso che si vuole che sia qualcuno che segue in pianta stabile la cosa, perché ogni volta che ci ritrova bisogna ripartire da zero e rispiegare le cose che sono state fatte. L'organismo ha attività di indirizzo e sovrintendenza generale sul servizio di funzionamento convenzionato e si pronuncia su tutte le questioni che dovessero insorgere nella gestione associata del servizio. In particolare compete la conferenza dettare gli indirizzi e gli obiettivi specifici della convenzione e approvare i criteri di ripartizione delle spese, se mai ce ne sono tra i comuni, approvare su proposta dell'ufficio associato la disciplina dei particolari servizi, aspetti del servizio, quindi l'organizzazione del COI, del Centro Operativo Intercomunale, la reperibilità, i criteri di acquisto e assegnazione di mezzi e quant'altro. Approvare il piano annuale di attività proposto dal referente responsabile e approvare il piano delle spese e delle entrate sempre proposto e accogliere eventuali nuove richieste di adesione, nel senso che questo non pregiudica la possibilità eventualmente di aderire anche da comuni che non siano già strettamente individuati appartenenti al distretto di Vicenza 9 e individuare un vice responsabile che sostituisca il responsabile dell'ufficio associato. La conferenza dei sindaci, in prima seduta è convocata, sarà convocata quando tutti quanti i comuni aderiranno a questa, approveranno dal comune di Montechiomaggiore. Possiamo passare alla parte successiva. Allora, l'aspetto organizzativo e attività. Nella prima fase, prima dell'approvazione del piano di protezione civile, è prevista l'individuazione presso il comune di Coppafuile dell'ufficio proposto attualmente all'organizzazione, al coordinamento e alla gestione associata. In una fase successiva, a seguito dell'approvazione del nuovo piano, si potrà prevedere quindi un diverso assetto, quindi abbiamo lasciato aperta la possibilità di gestire in maniera flessibile anche il futuro. Comunque nei singoli comuni rimangono operativi gli uffici a cui sono in carico le attività di protezione civile e quindi il responsabile del procedimento è comunque responsabile di ogni singolo ufficio, di ogni singolo comune aderente. Puoi passare oltre? Il responsabile dell'ufficio associato di protezione civile, quando verrà identificato, avrà anche funzione di referente per l'intero territorio, quindi per i vari sindaci partecipanti alla conferenza dei sindaci. Qui c'è l'elenco dei compiti, quindi coordinare le unità locali di protezione civile, coordinare l'azione di diversi gruppi di volontari, che quindi sarà l'aspetto successivo, quindi una volta che avremo convenzionato i vari comuni, sarà la fase di andare a gestire i vari gruppi di volontari presenti sul territorio. Mantenere un monitoraggio, una gestione di vari comitati di protezione civile e soprattutto proporre percorsi formativi divulgativi anche ai tecnici e ai vari comitati. Responsabile referente sarà poi responsabile anche dell'espletamento di varie funzioni anche a supporto dei comitati, dei sindaci, dei comuni aderenti. Risposte finanziarie, ciascun comune poi parteciperà, sarà poi la conferenza sempre di sindaci a decidere per che importo e quant'altro, quindi in base al numero di abitanti e all'estensione del territorio verrà prevista la partecipazione a eventuali spese che si dovessero sostenere per la gestione di questo distretto. La dotazione organica, questo è importante perché questo permette ai vari anche comuni di far partecipare i propri dipendenti, i propri volontari anche fuori dal territorio comunale ed essere coperti in quel caso di intervento. Quindi attualmente la problematica è che se non viene fatto questo tipo di convenzionamento non è dato neanche l'autorità, per esempio, a qualche rappresentante di Montecchio se va a prestare servizio fuori dal territorio comunale. Non è autorizzato, quindi anche in caso di problematiche di varie sicurezza e quant'altro sarebbero scoperti. Quindi questo permetterà anche un interscambio di personale in caso di emergenza tra i vari comuni appartenenti al distretto.
dovremmo, vabbè, l'ultima cosa è l'istituzione appunto del centro operativo intercomunale, al fine di fornire una più efficace risposta a situazioni di emergenza, verrà istituito il centro operativo intercomunale, che sarà sempre dove c'è la sede del centro operativo di Montecchio Maggiore, sempre in via del Vigo 3, quindi abbiamo tutto quanto qui in casa. Tra l'altro la nostra comitato di volontari di protezione civile è uno dei più apprezzati in tutto il Veneto, la preparazione anche dei loro addetti è una delle migliori già riconosciute nel territorio non solo regionale ma anche in tutta Italia, quindi abbiamo la sicurezza di avere gente preparata. Ecco, l'ultimo, beni strumentali di proprietà, i beni che venissero acquistati dal distretto saranno dati in gestione ai vari contratto di comodato ai vari enti o ai vari volontari, comitati volontari di protezione civile, e rimangono di proprietà del distretto. In caso di scioglimento vengono ripartiti tra i vari associati in base al valore residuo. Chi esce prima lascia la sua quota dentro nella durata 5 anni. Io avrei chiuso così, altrimenti diventa troppo lunga. Bene, assessore, esaustivo direi. Savignago, prego. Sì, io ringrazio l'assessore Crocco perché stasera ha parlato della protezione, oltre al bilancio, ma ieri sera in commissione statuto e regolamenti ce l'ha spiegata molto più nel dettaglio e quindi e quindi ha omesso tantissime cose. No, sto scherzando. Ieri sera era presente anche il dottor Fontana, che appunto sia l'assessore Crocco che il dottor Fontana hanno praticamente risposto ai vari quesiti dei vari commissari, che mi sembra che siano tutti qua, quindi non possiamo, da parte mia almeno, avere che un parere favorevole a questa convenzione, perché può portare soltanto dei vantaggi. Ecco, io. Altri che intendono intervenire, Bomitali, che vorrà probabilmente farsi. No, allora. Immagino questo, che ci sia qualche punto della convenzione che non le è chiaro, e se vuole fare delle domande. Allora, questo chiaramente è un provvedimento ben arrivato, positivo. Ecco, credo che questa gestione appunto in forma associata del servizio di protezione civile non potrà senz'altro che non apportare una miglioria, diciamo, a quella che è la gestione delle emergenze sul territorio. Sì, ringrazio anch'io l'assessore, ringrazio anche chi appunto ha contribuito, era dato la convenzione, l'abbiamo vista appunto in maniera molto più dettagliata ieri sera, e devo dire che secondo il mio punto di vista è ben fatta. Sì, molto. Sono emersi qualche piccoli dubbi che però subito dopo, insomma, sono eventualmente, forse potrebbe esserci qualcosina, ma credo che in fase di attuazione sono cose che si possono sicuramente affinare. Quindi ben venga questo provvedimento, e quindi annuncio già il mio voto favorevole. Alma, prego. Anch'io ringrazio l'assessore e quanti hanno lavorato su questa decisione di fare una informa associata alla protezione civile. A me, io vorrei però sottolineare un aspetto, perché essendo, ahimè, adesso devo dirlo, un po' più anziano di molti consiglieri, ho un po' di memoria, sì, non dire di sì proprio così, fa finta di dire di no almeno, ma ho molta memoria storica. Allora, qualche tempo fa, andando a un'assemblea all'interno della protezione civile, negli uffici, ho visto delle foto che mi hanno riportato a un mio passato, perché c'erano le foto dell'intervento che questo comune, che è il comune di Montecchio,
ha fatto a Teora, che è un piccolo paese ad Avellino, dove c'era stato il terremoto del 1982. E c'erano le foto di quello che i nostri volontari del comune di Montecchio avevano, 79 e 80 il nostro intervento, credo sia. No, aspetta, il mio militare, 81-80. Allora, i nostri volontari andavano ogni settimana col furgone della parrocchia Forde di Alte a portare materiale, lavoravano e alla fine della questa grande attività hanno ricostruito, rimontato 11 prefabbricati che erano stati smontati dal Friuli e portati a Teora con una colonna militare e lì rimontati a vantaggio per aiutare le popolazioni di Teora. E c'erano queste foto nella sede, ci sono queste foto nella sede, perché io che ero l'accompagnatore di festival del papà del capogruppo che era della scorsa amministrazione di Forza Italia, lo accompagnavo a predisporre questo pulmino che ogni settimana aveva dei danni e poi a comprare il materiale. Dico questo non perché io mi senta vecchio o debba fare chissà cosa, io facevo l'accompagnatore, ero anche abbastanza giovane, facevo quello che dovevo fare come mio dovere. Ma per dire che questo percorso della nostra protezione civile, del volontariato che diventa attenzione al territorio, parte da molto lontano. E parte, cioè, ed è un esempio probabilmente che noi non dovremmo perdere nel nostro territorio, perché è un esempio di come dei volontari partiti da situazioni ed esperienze diverse si siano uniti intorno a un obiettivo ed oggi propongono qualcosa che è al di là addirittura delle norme. Anzi, in qualche modo, e io ero ieri sera avevo fatto dei rilievi su un punto, in qualche modo mettono in crisi le stesse norme, perché se voi andate a ripercorrere l'articolo 3 ci sono delle posizioni per cui alla fine ci sono dei piani che quasi quasi in qualche modo si potrebbero scontrarsi, no? A partire dalla posizione del sindaco, che evidentemente rimane responsabile della sua protezione civile, ma nello stesso tempo è coordinato in questa forma di organizzazione. Quindi io volevo sottolineare la positività di questo percorso, sperando che questo percorso, che imparo a essere poi tra l'altro valutato anche in sede regionale, sia un percorso virtuoso che modifichi anche forse l'interpretazione o l'applicazione delle norme, in maniera tale che veramente questa esperienza, che è così preziosa per il nostro territorio, ma che immagino è preziosa per tutti i territori che vivono delle criticità, possa essere il modello di sviluppo. Io di questo sarei orgoglioso, magari di altre cose del Comune di Montecchio no, ma di questo mi sentirei di essere orgoglioso, quindi voto a favore. No, è un alpino. Bene, prego, signora Larigno Messi, prego. Anch'io condivido, sono orgogliosa di questa, della nostra protezione civile, e anche come per il bilancio facciamo scuola, no? Perché anche qui è una sperimentazione che comunque è la prima, abbiamo in tutta Italia o tutto il Veneto, hai detto? Distretto nostro. Siamo comunque tra i primi, no? In Veneto. Sono 12 comuni che hanno aderito, ad eccezione di Orgiano, no? Orgiano, e non sa cosa si perde comunque. Ecco, comunque io credo che la nostra protezione civile, e soprattutto adesso che ci sarà questa convenzione, sarà anche per i nostri concittadini, avranno la sensazione di essere più protetti. E anche qui si parla di sicurezza, no? Perché appunto avendo una protezione civile così forte, così radicata sul territorio, è chiaro che si sentiranno anche più sicuri e più protetti. Ecco. Quindi io credo che l'attuale presidente, che certamente è esperto,
in materia potrà condurre questa, perché insomma è un compito importante e gravoso, immagino, no? Perché coordinare ben 12 comuni è una cosa importante, però sarà sicuramente all'altezza della situazione. Ecco, per inciso, prima il consigliere Parma parlava dell'epoca, purtroppo c'ero anch'io e sono andata anch'io con furgone, mi ricordo, della protezione civile, però io avevo una paura boia del terremoto, perché poi ho dormito là, ecco, e c'era allora la protezione civile che appunto aveva coordinato degli aiuti. Bene, grazie. Grazie consigliere. Ragan, prego. È indiscutibile quale sia il ruolo fondamentale della protezione civile nei casi di emergenza, sia per appunto dare una mano alle persone che si trovano in difficoltà, piuttosto che nei confronti delle cose che vanno a rovinarsi in virtù di un evento, per esempio sismico, come quello che è stato accennato prima. Secondo noi l'unione fa la forza e pertanto noi siamo sempre a favore di una coesione e della condivisione delle risorse. Vi sarà con questo tipo di convenzione la possibilità di scambiare persone, scambiare mezzi per poter intervenire all'interno di questo, diciamo, comprensorio identificato nella convenzione. La possibilità di intervenire immediatamente, senza dover passare per altri enti che debbano coordinare o segnalare appunto l'intervento di protezione civile di un comune vicini. Per questo motivo riteniamo che questa convenzione sia un progetto da appoggiare senza alcun tipo di dubbio. Grazie. Grazie. Pericciaro, prego. Sì, grazie Presidente, una buona sera a tutti. Vorrei sottolineare anch'io il ruolo e l'importanza della protezione civile all'interno della nostra società civile. Ritengo sia positivo mettere in rete le varie realtà, perché si possono condividere le esperienze, le competenze, e questo permetterà anche un intervento più ampio e coordinato in caso di emergenze, che speriamo non succedano mai. La convenzione è anche positiva anche per il tentativo di contenimento dei costi, e quindi diciamo che sicuramente è una convenzione che il nostro gruppo appoggerà, e sicuramente vorrei fare anche un plauso al nostro assessore per l'iniziativa, che vede comunque Montecchio come capofila. Grazie. Altri interventi? Crocco, giustamente. Faccio solo a chiusura. A chiusura, sì. La slide che vedete, bisogna dire che siamo partiti mettendo come Comune Montico Maggiore a disposizione di tutti le nostre risorse, perché poi quando si parte con questa roba, la prima roba, quanto costa? Allora, intanto per far partire la convenzione abbiamo messo mezzi e persone a disposizione. Ringrazio Stefano Fontana, che non è presente stasera, che è il nostro referente protezione civile comunale, il dottor Borghero, che ha supportato la creazione, e appunto il presidente del comitato volontari di protezione civile, che insieme con me abbiamo coinvolto i comuni e cercato di farli partecipare. Ripeto, e la risposta è stata molto positiva e da parte di tutti. Vedete che già, se non abbiamo ancora la convenzione fatta, però abbiamo già cominciato a lavorare insieme. Questo qua è il sito del comune di Montecchio Maggiore, dove nell'area FTP che voi consiglieri utilizzate per recuperare i documenti, abbiamo già istituito un'area condivisa per la protezione civile, dove tutti i comuni fanno già convertire tutta una serie di informazioni che nel momento del bisogno serve avere. Quindi, questo vi dicevo prima, parliamo in linguaggio comune, condividiamo le informazioni, quindi già abbiamo cominciato a operare tra comuni senza neanche avere la convenzione fatta. Quindi grazie a tutti per quelli che hanno partecipato. Ci sono altri interventi? Ovviamente anche parlo a nome del gruppo Lega Nord, noi ci associamo alle congratulazioni per la qualità del lavoro svolto, e dietro c'è molto, perché la protezione civile è fatta di tanti soggetti e di tanti rivoli che nel momento del bisogno confluiscono, che però di solito sono rivoli separati. Il metterli insieme prima del momento del bisogno credo sia il più grande valore aggiunto. Il fatto che sia un'iniziativa campione anche per la Regione ci fa auspicare che poi la Regione
tenga conto di questo anche nel finanziare le attività, perché, perché dove si fa rete probabilmente il valore aggiunto è maggiore. E quindi ecco, noi sappiamo che con un po' di orgoglio la Protezione Civile di Montecchio è un po' la prima della classe, però questi sono i meriti sul campo. Ci sono altri interventi? Ecco, dichiarazione di voto mi pare che abbiate già esplicitato. Se non ci sono interventi di dichiarazione di voto, pongo in votazione il punto 7 dell'ordine del giorno, approvazione della convenzione per la gestione in forma associata del servizio di protezione civile nell'ambito del distretto Vicenza 9. Chi è favorevole alzi la mano. Unanimità. Contrari e astenuti nessuno. Immediata esibilità del provvedimento. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari e astenuti come prima. Ultimo punto, legge regionale 10 del 2 aprile 96, articolo 11,1, approvazione riserva aliquota per situazioni di emergenza abitativa e o particolari categorie sociali. Stavolta tocca all'assessore Colalto. Grazie Presidente. Prego. Il provvedimento che andiamo ad adottare questa sera praticamente è il primo passo di un'idea che è venuta a questa amministrazione proprio per riservare degli spazi a delle persone che si trovano, che si verranno a trovare in situazioni disagiate, fatti contingenti, quindi temporanei, che però molto spesso succedono e c'è sempre come dire, la difficoltà di collocare queste persone. Comunque faccio una breve, dando per letto il testo della delibera, faccio una breve cronistoria. Nella primavera del 2014 l'amministrazione comunale ha chiesto agli ATL di Vicenza di mettere a disposizione degli alloggi da destinare a coloro che si trovavano utilmente collocati nella graduatoria ATL. L'ATL ha messo a disposizione il numero 51 alloggi in Viale Europa al civico 121. Tra aprile e maggio 2015 sono stati consegnati complessivamente numero 45 alloggi monolocali e bicamere. Avendo esaurito la graduatoria, anche a seguito di alcune rinunce, sono rimasti in disponibilità numero 6 alloggi, di cui 5 monolocali, un B e un bilocale. Per questi rimanenti alloggi, l'amministrazione comunale, sussistendo nella possibilità in base all'articolo 11 della legge 1096, ha chiesto all'ATL la possibilità di poter disporre di tali alloggi e assegnare a coloro che si trovano in situazioni di emergenza abitativa. Tali alloggi non rientreranno nelle assegnazioni a favore di coloro che parteciperanno al bando ATL previsto entro la fine dell'anno, ma verranno utilizzati per specifiche situazioni di emergenza abitativa che verranno individuate dalla Commissione dei Servizi Sociali e con proprio regolamento indicherà criteri e requisiti di accesso per l'assegnazione temporanea degli alloggi. Viene quindi riservata alle giunte l'approvazione degli accordi eventuali giuridici ed economici con l'ATL di Vicenza. In buona sostanza l'idea che è venuta proprio sfruttando la possibilità che dà l'articolo 11 della legge 1096 che parla che un 15% degli alloggi il Comune può riservarli per casi di emergenza temporanee, praticamente l'idea è quella di darli, se capiterà, che senz'altro, visto le situazioni che ogni giorno viviamo, anche qui, proprio come ufficio del sociale, eccetera, dare la possibilità a persone che temporaneamente si trovano per strada, possono essere padri separati, ma in cui il giudice assegna l'abitazione alla moglie perché ai figli, eccetera, quindi pur avendo magari uno stipendio, pur avendo un lavoro, comunque deve a sua volta, oltre a cedere l'alloggio, deve cedere anche una percentuale dello stipendio, eccetera, qualche volta va a finire, non dico che dorme per strada, in macchina, ma poco ci manca. Parliamo per esempio di donne che subiscono violenza, parliamo per esempio di casi di calamità, mi viene in mente l'anno scorso quel che è successo in comune di Altugnano Altaviglia, dove qualcuno ha dovuto, a causa di frane, ha dovuto lasciare l'abitazione per un lungo periodo e quindi il comune aveva difficoltà e problema dove sistemare questa gente. Ecco, diciamo che l'idea sarebbe quella. E poi, ripeto, per quanto riguarda la regolamentazione, verrà fatta attraverso l'apposita commissione. Grazie. Prego la parola ai consiglieri. Palma. Rubo solo un minuto per dire che voterò favorevolmente a questa. Io stasera ho sempre anticipato il voto, quindi sì, meglio di. Va bene. Voterò favorevolmente a questa delibera. Quello che mi preoccupava, ma ho già avuto il chiarimento dall'assessore competente, è il problema della regolamentazione, perché mi pare che
l'articolo 30 della legge prevede che il comune debba fare entro 6 mesi la regolamentazione. Sarà un problema che dovremo affrontare, immagino, in commissione. Ecco. Perché? Perché qual è il punto? Il punto più delicato è che a volte, proprio nei casi che lei ha indicato, l'assessore, queste emergenze durano più di 2 anni. E quando uno poi è dentro, lo strumento giuridico per buttarlo fuori non sono certamente i carabinieri con la camionetta e la ruspa, perché bisogna trovare degli strumenti che consentono. Io il punto più delicato credo sia sostanzialmente questo, cioè come alla fine di questi anni, perché credo che io non ho avuto tempo di informarmi, ma forse un'esperienza che doveva rispondere temporaneamente alle esigenze in comune ce l'abbiamo nelle case, negli appartamenti del mondo di Monte Pietà, però credo che lì siano piuttosto stanziali, si dice stanziali, ecco, stantini, ecco, per cui credo che veramente il confronto sarà semmai su questo e sulle garanzie che come comune possiamo chiedere, perché effettivamente queste non siano delle vie per raggiungere delle opportunità evidentemente non superano le graduatorie e mettono in difficoltà le famiglie che invece magari hanno altre forme di esigenze e hanno altre difficoltà. Penso per esempio recentemente per la ragione del lavoro ho avuto la conoscenza di casi che non riguardano Montecchio, in cui ci sono delle provvidenze per ragazze madri, poi questa ha tranquillamente il suo convivente, però ufficialmente non risulta e alla fine no, ecco, bisogna tentare di superare i furbetti del quartiere o i furbetti dell'appartamento in questo caso. Ma ecco, tutto lì. Grazie. Prego, assessore, giusto per un chiarimento. Sì, no, volevo dire che concordo perfettamente con quanto detto dal consigliere Palma, cioè, certamente il punto più delicato sarà quello, ma sono anche altrettanto sicuro e certo, ho visto anche l'esperienza che lei, che sicuramente faremo un ottimo lavoro in commissione proprio per evitare proprio i furbetti come dice lei, perché senz'altro ci saranno, siccome che queste qua vengono assegnate non tramite punteggio ATA, ma vengono proprio utilizzate per fatti contingenti, proprio bisogna proprio normare in maniera chiara e proprio, è non passibile di contestazione, proprio per dare alle persone che veramente necessitano temporaneamente di questa cosa, è il momento debito e se ne devono andare. Altri che vogliono intervenire? Vitali, prego. Una dichiarazione di voto più che altro, ecco. Approvo anche io il provvedimento perché ecco, va sicuramente, diciamo, no, un provvedimento che va incontro a delle reali necessità che si potrebbero manifestare, per cui insomma ecco, ha il nostro assenso. Maurizio Meggiolaro, prego. Sì, parere favorevole anche da parte mia. Allerto anch'io l'amministrazione praticamente a vigilare, come dicevano i colleghi che mi hanno preceduto, sulle domande e sulle attribuzioni appunto di questi alloggi e soprattutto anche cosa che non avremmo magari qualche anno fa dovuto affrontare, anche i soggetti deboli che adesso sono anche padri di famiglia separati. E quindi diventano anche soggetti deboli e si trovano ad affrontare situazioni che magari qualche anno fa non avremmo neanche mai pensato assolutamente. E, ecco, allerto anche l'amministrazione a vigilare anche e soprattutto, come dicevano, sui furbetti, perché talvolta, specialmente il Veneto proprio qua, per orgoglio magari, per orgoglio, un po' per vergogna, magari non chiede nulla alle istituzioni, al comune, talvolta magari soffre di situazioni particolari, ecco, quindi un attimo di sensibilità anche verso categorie, anziani e soprattutto anziani che magari vedovi o vedove che restano da soli, ecco. Grazie. Grazie consigliere, mi sembrava ci fosse consigliere Ranca, esatto. Io non so se anche negli altri comuni hanno avuto appunto un'intuizione di dedicare alcune abitazioni per questo tipo di problematiche.
e ritengo che sia una grande intuizione da parte del nostro assessore, che appoggio veramente pienamente, anche perché, anche ed esclusivamente per tutti i motivi che sono stati già detti e che non vado a ripetere, perché gli interventi di tutti, appunto, di questa sera su questo argomento ritengo siano assolutamente condivisibili e per cui noi appoggeremo. Grazie. Le dichiarazioni di voto di fatto sono già state fatte, quindi se ritenete opportuno pongo in votazione l'ultimo punto. L'ultimo punto, legge regionale 10 del 2 aprile 96, articolo 11,1, approvazione riserva aliquota per situazioni di emergenza abitativa e o particolari categorie sociali. Chi è favorevole alzi la mano. Unanimità. Contrario, astenuto nessuno. Immediata esibibilità del provvedimento. Chi è favorevole alzi la mano. Unanimità. Contrario, astenuto nessuno. Grazie a tutti, buona serata, buona continuazione di serata e alla prossima. No, stavo commentando che questi giovani